Salve, mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi ti presento le 6 magnifiche yacht più costose al mondo. Hi, thanks for watching Intertech. Kalilla, ogni elemento di questo yacht creato nel cantiere americano Palmer Johnson è unico. Kalilla è stata ospitata il 25 luglio del 2014 con 5 cabine per un massimo di 11 ospiti. Il naso dello yacht è insolitamente sorprendente a prima vista, con il suo rovescio. Il bulbo lope è appuntito, il tutto così come le ali e la struttura del ponte furono creati nel cantiere navale norvegese e poi inviati al cantiere di Palmer Johnson per completare il progetto. I progettisti hanno lavorato duramente per garantire che ogni curva del complesso Goldman apparisse elegante e conferisse l'aspetto spettacolare. È interessante notare che il foro è stato realizzato in un composito di carbonio forte e leggero, che non è stato mai utilizzato prima per questo scopo. Per il designer interno sono riusciti a raggiungere quell'unicità degli interni utilizzando una paletta di colori brillanti e una varietà di tessuti diversi e squisiti. Ogni stanza è decorata con dipinti che sono vere opere d'arte. Le finestre del pavimento al soffitto ti permetteranno di goderti le splendide viste. L'area del ponte è di 110 metri quadrati con un lounge bar jacuzzi. È una cucina con 2 stelle Michelin. Oggi ogni persona facoltosa può passare del tempo sulla Kalilla. Se desideri questo yacht per una settimana dovrai pagare circa $280.000. Il costo dello yacht stesso è stimato circa $40 milioni. Nel gennaio 2017, lo yacht più grande della compagnia di costruzione navale italiana San Lorenzo è stato ospitato nello yacht di 52 metri con il nome di Seven Sins. Ha 5 cabine per 10 ospiti ed è servito da 11 membri dell'equipaggio. Seven Sins ha una funzionalità unica che nessun altro yacht di queste dimensioni può offrire. Secondo il team del progetto, questo yacht ha persino vinto il Superyacht Award 2018, la competizione di superyacht più famosa del mondo. Ha diverse aree di salotto, un enorme bar, una cucina aperta e un barbecue sul ponte. E questa spaziosa area lounge rende lo spazio ideale per l'intrattenimento e il relax. Sul ponte c'è una sala da pranzo per mangiare all'aperto. Ti dico che il design di Anna ha pianificato la launch in modo che gli ospiti possano godere della vista attraverso le finestre. C'è anche un beach club che include una piscina con fondo in vetro, una palestra e una sauna. Il Seven Sins costa $34 milioni. Martha Ann, al momento della costruzione di questa nave era già noto che non era destinato ad un particolare proprietario, ma sarebbe stato una nave charter. Per questo motivo è stato dotato di spaziose suite e 7 cabine per gli ospiti, 3 delle quali sono VIP. Nel garage c'era una gara di limousine da parte della compagnia Royal Danship. Gli ospiti non devono usare le scale per spostarsi tra i 4 ponti poiché c'è un ascensore con una sala di trasporto. Una palestra in un home theater con immagini panoramiche offre un maggiore comfort. Un weekend sulla nave costerà da $574,000 a $588,000 a seconda della stagione. Il valore stimato dello yacht è di $70 milioni.
Ulysses. Questo super yacht ha un totale di 15 suite a bordo e può ospitare fino a 30 ospiti. Ci sono anche 22 cabine per 42 membri dell'equipaggio. Non c'è da preoccuparsi che la suite del proprietario abbia un mazzo separato. Due ascensori aiuteranno gli ospiti e l'equipaggio a spostarsi tra i ponti, uno per 13 persone e l'altro per 8 persone. È stata costruita sul cantiere navale norvegese Kollefson. Subito dopo che la nave è stata completata, è stata consegnata al miliardario neozelandese Graham Hart. Nel marzo 2016, per qualche motivo, questo Yacht Explorer di 107 metri è stato offerto in vendita per 200 milioni di dollari. Forse la caratteristica più importante di Ulysses è che è dotato di un grande catamarano Tinder da 21 metri, che può essere facilmente accelerato fino a 50 nodi. Altre caratteristiche includono 8 sale da pranzo, 5 bar e un teatro con un sistema audio professionale. C'è anche una piscina riscaldata con un'area di 5 metri per 11, un centro benessere e una sala massaggi, un salone di bellezza e un centro fitness e stabilimenti balneari. Venus. Durante la sua vita di Steve Jobs, che era sempre stato un fan del minimalismo, che deriva dalla sua devozione zen alla semplicità, non sorprende che lo yacht che ha ordinato fosse minimalista. L'intero yacht è costruito da linee estremamente semplici e dritte, che gli conferiscono un tocco di eleganza. La costruzione del super yacht è durata circa 7 anni. La maggior parte del tempo è stata spesa per il coordinamento di piccoli dettagli. Steve Jobs, insieme a un designer di fama mondiale, Philip Stark, ha meticolosamente lucidato ogni singolo dettaglio della barca alla perfezione. Ma sfortunatamente non è mai riuscito a fare un giro su Venus. È stato lanciato il 28 ottobre 2012, un anno dopo la morte dell'imprenditore. Tuttavia l'intera famiglia dei lavori era presente all'evento per celebrare il completamento dello yacht. I dettagli in alluminio e acciaio conferiscono allo yacht un aspetto futuristico. Venus è leggero ed è considerato molto maneggevole. Ci sono poche informazioni sulla decorazione degli interni. È noto che il ponte dei capitani è equipaggiato con 7 IMAX e il design è molto simile alla mela. Una voce dice che le pareti nella zona giorno ha fatto un vetro speciale che forniscono una visione a 360 gradi. Più di 100 milioni di euro sono stati spesi per la creazione di Venus e il costo totale stimato di questa nave è di 130 milioni di dollari. Eclipse. Lo yacht che state vedendo sullo schermo è stato costruito su commissione per l'imprenditore russo Roman Abramovich. Lo styling esterno e il design degli interni sono stati fatti da specialisti di Terrans e Dial Design Limited. Il 12 giugno 2009 è stato lanciato per la prima volta, ma è stato consegnato al cliente il 9 dicembre del 2010. La lunghezza della nave è di 162,5 metri e la sua larghezza è di 21,5 metri. Volevamo specificarlo perché al momento del suo arrivo Eclipse era la più grande nave privata del mondo. L'equipaggio dello yacht è di 70 persone e l'interno dello yacht può ospitare 36 ospiti. Non si sa molto sulla decorazione degli interni e sugli equipaggiamenti standard. Questa classe è quasi sempre equipaggiata con moto d'acqua, tender e barche, quindi possiamo supporre che siano disponibili. Qualsiasi clip ad esso è anche noto che all'interno c'è una sala da concerto, 3 mense, un cinema e una cantina, 2 piscine, una delle quali può essere trasformata in una pista da ballo. Gli esperti stimano che circa 300 milioni di dollari sono stati spesi per la costruzione dello yacht. I costi dell'Eclipse, insieme alla sua impressionante quantità di equipaggiamento interno, sono stimati ad 1,2 miliardi di dollari.
Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento. Condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.